Buongiorno a tutti, oggi preparo una ricetta per Natale, il pan pepato. Mi occorre della frutta secca, 50 g di noci, 50 g di mandorle, 50 g di nocciole e 20 g di pinoli. Poi 50 g di uva passa, 50 g di frutta candita, ciliegie e cedro. Delle spezie, 2 cucchiai di cannella, un cucchiaino di noce moscata, un cucchiaino di fiori di garofalo, curcuma e pepe nero, 2 cucchiai di cacao amaro, 100 g di farina, 2 cucchiai di acqua, 100 g di miele e 100 g di cioccolata fondente. Inizio la preparazione. Frullo la frutta secca. La faccio poco alla volta. Grossolanamente e la verso in una bowl. Frullo anche la cioccolata. Così. Continuo la preparazione. Nella frutta secca metto le spezie, i pinoli, il cacao amaro, la frutta candita e l'uva passa. Precedentemente l'ho messa nell'acqua per farla ammorbidire. L'ho lavata, ora la strizzo. A questo punto faccio sciogliere il miele. Prima metto 2 cucchiai d'acqua. Aggiungo il miele e faccio sciogliere. Aspettiamo che bolle. Quando bolle lo versiamo. Vedete che sta bollendo? A questo punto lo versiamo. Ancora caldo e mescoliamo. Ho utilizzato miele d'acacia. A questo punto mettiamo la farina precedentemente setacciata, quindi inizia ad impastare. L'impasto è pronto, a questo punto preparo i panetti, mi bagno le mani e prendo un po' di impasto, ne devo fare 4. Fate proprio una forma a pane e poggio su una teglia. Quando pronti li metto in frigo per 10 minuti, poi in forno caldo e statico a 180 per 20 minuti. Eccolo pronto da gustare. Ora ne apro uno, faccio vedere com'è venuto. Guardate che bontà. Grazie della visione, alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.